Sì, grazie Presidente per la parola. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare la consigliera Ficcardi per aver presentato un atto forse poco compreso in quest'Aula oggi, perché è un atto fondamentale, imprescindibile, che sancisce in qualche modo la fine di azioni vessatorie su un territorio che insomma, per anni ha sofferto inquinamenti ambientali, ha sofferto dei disagi chiaramente provocati dalla discarica di Malagrotta, come sappiamo la discarica più grande d'Europa, dove ancora all'interno vi sono 65 milioni di tonnellate di rifiuti. Come chiaramente per tutti gli altri impianti lì presenti, come l'inceneritore ospedaliero, l'inceneritore costruito ai tempi di Cerroni, come le raffinerie, come chiaramente tutti quei poli che oggi chiaramente rappresentano ancora una spada di Damocle, insomma, per tutti quei cittadini che sono lì presenti e che con forza da anni cercano di indirizzare la politica verso il risanamento di quell'area. Oggi per fortuna è arrivato in aula dopo tanti anni un atto concreto, un atto reale che in qualche modo possa cambiare la rotta appunto in quello spicchio di Roma, che non è uno spicchio di Roma qualsiasi, non possiamo parlare di un'area qualsiasi, come è stato detto dal consigliere Pelonzi, bensì un'area totalmente differente dalle altre zone di Roma, perché è un'area che ha vissuto delle situazioni devastanti, ripeto, dal punto di vista dell'inquinamento ambientale che già oggi chiaramente sta vivendo. Parliamo dell'inquinamento del Rio Galeria, un fiume lì presente dove all'interno di quelle acque vi sono dei livelli di metalli pesanti ingenti, dove parliamo ancora un flusso di percolato, di scolo di percolato che avviene all'interno della discarica, dove purtroppo oggi la Regione Lazio su questo, mi spiace dirlo, ma è mancante sia dal punto di vista dell'esecuzione della bonifica che anche dal punto di vista dell'operazione di capping appunto su quella stessa. Ecco, perciò oggi abbiamo un atto forte, sicuramente forte, dove dà un indirizzo perentorio su una variazione chiaramente di un piano regolatore, una variante, scusate, di un piano regolatore che è l'unico modo per poter tutelare in modo definitivo quell'area da una nuova discarica, da un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti o da un nuovo tipo di impianto qualsiasi che in qualche modo possa impattare in modo negativo su quella zona. Ecco, questo rappresenta sicuramente il modus operandi che può portare a tutelare al meglio quell'area. Un atto richiesto dalla popolazione, perciò richiesto dai cittadini, richiesto dalle associazioni e anche dall'osservatorio, perché l'osservatorio, come diceva la consigliera Celli, l'osservatorio fu istituito nell'epoca dove era presente il Movimento 5 Stelle all'opposizione del Municipio 12, che fu proprio il movimento che richiese la costituzione di quell'osservatorio. Conosciamo i membri di quell'osservatorio, sappiamo chi sono, con loro abbiamo portato avanti delle battaglie, ma è chiaro che c'è una compattezza, c'è cioè un'unità di intenti sul portare quest'atto in quest'aula. Oggi le opposizioni in qualche modo fanno marcia indietro, fanno retromarcia, insomma, su una questione che invece bisognerebbe creare una compattezza, bisognerebbe creare un'unità, una visione unica. E questo veramente mi crea un grande dispiacere, ma vedete, non soltanto a me o alla consigliera Ficcardi o alla Commissione Ambiente o alla maggioranza tutta, ma al territorio di quella zona. Perché anche oggi sta combattendo per impedire che venga lì creata, costruita una discarica di amianto, perché come è stato detto sì, vi sono numerose cave, ma quelle cave vanno presidiate, vanno bonificate, vanno tutelate, perciò bisogna fare un risanamento di quel territorio, però bisogna impedire che nel quel territorio vengano creati nuovi impianti e nuove discariche. Ecco, questo è l'atto giusto. Perciò se oggi volete che ciò avvenga e volete dare un vostro contributo politico, forte e netto su questo indirizzo, su questa visione, vi consiglio, questo è un consiglio che do al Partito Democratico, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, proprio per supportare invece quest'atto della consigliera Ficcardi, evitando dietrologie o evitando come dire, delle evidenze che insomma, in qualche modo si vogliono porre ma che di fatto non ci sono, perché insomma, delle migliorie sono state apportate sia grazie
al contributo dei cittadini, delle associazioni, del Dipartimento Urbanistica, con la Presidente Iorio, con lo stesso Assessorato all'Urbanistica, perciò vi sono state anche dei profili tecnici che hanno collaborato alla stesura di quest'atto, perciò su questo dobbiamo tenerne conto, dobbiamo dire che oggi chiaramente i pareri su quest'atto ci sono, che c'è una volontà politica e ferma per creare, per stabilire lì una vincolistica che possa tutelare al meglio e appieno quell'area, perciò bisogna avere coraggio, cosa che in questi anni purtroppo su quell'area non c'è stata, perché ognuno che è presente in quest'aula ha fatto finta di non vedere o non si è reso conto di quello che stava avvenendo in quel territorio. Oggi possiamo farlo con fermezza votando questo atto, votandolo favorevolmente, perciò dando un contributo anche alle associazioni e ai comitati che lo chiedono con forza. Quella è un'area ricca di biodiversità, ricca di natura, ricca di risorse ambientali che possono aiutare e sostenere la nostra città e il nostro tessuto agricolo, perciò dobbiamo fare in modo che ciò avvenga votando quest'atto, proponendo anche altri atti, proponendo anche delle commissioni ambiente, appunto la commissione preposta per dare degli indirizzi su quell'area, perciò ben venga ogni tipo di iniziativa, ogni tipo di consiglio, però vi voglio rammentare su questo, un passo indietro oggi rappresenterebbe chiaramente una brusca frenata su una visione che noi come Movimento 5 Stelle vogliamo dare su quell'area. Ecco, questo è un'indicazione, un consiglio che io vi do, che chiaramente potete recepire o chiaramente anche rispedirlo al mittente. Perciò nuovamente grazie alla consigliera Ficcardi e speriamo che oltre a questo avvengano anche altri atti per tutelare al meglio quell'area. Grazie Presidente.